Soleil Sorg e, nuove dichiarazioni sul rapporto con Luca Onestini e sulla storia con Marco Cartasegna. Soleil Sorg e, nuove parole sul rapporto con Luca Onestini e sulla storia con Marco Cartasegna. Sono sul viale del tramonto le polemiche sul secondo affaire più chiacchierato del Grande Fratello VIP, quello tra Luca Onestini e Soleil Sorg e, il primo è senza dubbio quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tuttavia, la coda del chiacchiericcio continua a serpeggiare fastidiosamente. Le ex corteggiatrici di Uomini e Donne, infatti, con puntualità, si ritrova a bersagliata per la scelta di aver troncato con il bolognese e aver intrapreso in un batter di ciglia una relazione con Marco Cartasegna. La bella Sorghè, dal canto suo, non perde l'occasione di battersi per le sue decisioni sentimentali. Così, nelle ore recenti, dopo essersi beccata della pessima donna è tornata per l'ennesima volta sul suo rapporto con Luca, dando anche qualche notizia sulla neonata love story con Cartasegna. Andiamo a scoprire tutto. L'accusa a Soleil, sei una pessima donna. Pronta la replica di Sorg e, rapporto con Luca negativo. Il palcoscenico dello scontro è sempre il solito, Instagram. Qualche voce polemica, nell'ultimo post pubblicato da Soleil, ha sputato un'accusa piuttosto pesante, come si fa a lasciare il ragazzo che si ama senza una degna spiegazione e mettersi subito con un altro è. Che donna pessima che sei. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto dire un paio di paroline sulla questione, tornando a parlare di Onestini e scrollandosi di dosso le critiche ricevute, è pessima una donna che non sa riconoscere quando mettere fine a un rapporto negativo per il proprio benessere, a prescindere dalla situazione. La Sorghè poi aggiunge, prendo grande orgoglio nel tenere in mano la mia vita, dunque potete smettere di commentare cose come queste perché sono pareri sbagliati e senza alcuna base. Soleil e Marco Cartasegna, tempo di convivenza? La seconda parte del messaggio, seppur non parla direttamente di Marco Cartasegna, allude chiaramente a lui. Quel tenere in mano la mia vita è una rivendicazione orgogliosa delle ultime scelte fatte in piena autonomia e senza lasciarsi influenzare da pressione di alcun genere. Con Cartasegna, inoltre, pare che la storia vada a gonfie vele, tanto che gli spifferi del gossip dell'ultim'ora raccontano di una convivenza già avviata nella capitale della moda, Milano.